nel mio cuore c'è un pentagramma sempre pieno di note che desiderano essere scritte, suonate e cantate. La mia vita sta alla musica come le corde stanno all'arpa, come la tastiera al pianoforte, come il fiore al suo stelo e come la foglia al suo ramo. Per me vita e canto sono sempre preghiere. Non c'è da aggiungere altro. Yeah.
e la natura tutta si imbianca, ogni anima attende e non si stanca la nascita del Re Divino. O anime, accorrete, è nato il Redentore. Innalzate a Lui un cantico d'amor. Pastori e pastorelli, agnelli e agnellini, riprendete con gioia il cammino, perché in una grotta, al freddo e al gelo, è nato un Dio che si è fatto bambino, con le gote tutte rose e le mani infreddolite. Un Dio che geme e sospira, il caldo dell'amor d'ogni creatura. O dolce e caro bambinello, adorato sulla terra, adorato su nel cielo, gli angeli ti lodano e ti cantano a schiere. Osanna e gloria al Re del Cielo, osanna al Creatore, che del creato è il Gran Signore. Nel 44, eccomi, mi chiamavano Gigino, poi Don Salvatore Luigino, poi sacerdote Don Luigi, e in ultimo, in una melodia tutta particolare, il piccolo Luigino. Ed è questo l'appellativo più bello, più grande, che porta nel cuore, come gratitudine a Don Salvatore e alla piccola Cosette di Nazareth. Qui io sono parco nelle parole e nelle esplosioni, diciamo così, di gioia, però tutto registro nel mio cuore, per cui adesso, non prolungandosi, ecco, darei un abbraccio gioioso a queste nostre bambine. Darei un grazie speciale
alla famiglia Rapadolongo, che ha voluto così rendere questo omaggio in memoria di Don Salvatore attraverso la raccolta di questi canti fatti da Don Paolo. Qui in questo salone del santuario della mia Madonna. Per cui non aggiungo altro, perché sono tanti i ricordi che ci riportano indietro nel tempo e ci fanno ricordare come quando Don Salvatore al piano componeva, cantava e poi faceva eseguire questi canti da noi bambini, per cui egli facilmente li adattava anche alla voce dei piccoli. Le vogliamo insieme, ecco, ringraziare il Signore per questo dono che ha fatto a questa terra di Casapesenna, anche se adesso ci troviamo nel territorio di San Cipriano, ma alla sua comunità parrocchiale, la parrocchia Santa Croce di Casapesenna. Perciò ringrazio a nome anche di Don Isaia, dei confratelli sacerdoti, ringrazio a nome di sorella Vincenza, perché senza di questa collaborazione noi oggi non avremmo avuto mai questo tesoro, questo giardino, questa casa meravigliosa dove il cuore della mamma è così grande da raccogliere e accogliere tutti i suoi figli. È l'augurio che ci scambiamo, perché possiamo entrare tutti quanti nel cuore di questa mamma per essere voi presentate ed essere anche degni di accogliere il cuore del figlio, quel piccolo bambino che i pastori hanno trovato nella campagna di Betlehem, quel piccolo bambino che i magi oggi, ecco, adorano, riconoscono re, riconoscono signore, riconoscono anche che un giorno da quel piccolo bambino ci sarà il nutrimento, il cibo per l'intera umanità, che è la Santa Eucaristia. Ecco, allora mi scusate, ecco, non mi posso prolungare. Grazie a tutti. È sempre per la maggior gloria di Dio, come Don Salvatore diceva, tutto per il trionfo di Gesù Eucaristia, tutto per il trionfo della mamma di Gesù, mia Madonna e mia salvezza, in Casapesenna e nel mondo intero. Grazie, adesso accomodatevi tutti quanti e servitevi da soli.